Arte e artigianato, un etimo comune e oggi anche un progetto che mette insieme Fasano e Monopoli nel Festival internazionale Manibus, durante il quale quattro artisti entreranno in dialogo per 3 settimane con le realtà artigianali della zona, condividendo idee e pratiche tecniche. L'iniziativa è stata presentata nell'auditorium dell'Istituto Tecnico Salvemini di Fasano. Un'ulteriore linea di diversificazione dell'offerta del prodotto che Regione Puglia vuole mettere in campo in fase ampiamente destagionalizzata, che siamo a fine settembre. Questo abbinamento, dal nostro punto di vista, vincente tra l'arte, il contemporaneo, i nuovi linguaggi e l'artigianato pugliese di qualità noto nel mondo, diventa un ulteriore strumento per promuovere la Puglia come destinazione turistico-culturale di qualità. Gropius diceva che tra artigiano e artista non vi è alcuna differenza. Noi, partendo da questa valutazione, abbiamo deciso di investire in questa progettualità, una progettualità appunto Manibus, con la quale cerchiamo di raccontare il nostro territorio attraverso i nostri artigiani, dando la possibilità ai nostri artigiani anche di creare una connessione oggi molto importante col mondo del design e dell'arte contemporanea. C'è Monopoli, c'è Fasano, c'è la Puglia tutta che ha sposato questo progetto e ha voluto coinvolgere sia l'artigianato locale, quindi quello pugliese, e in particolar modo i nostri ragazzi, le nostre scuole, affinché attraverso l'artigianato e attraverso l'arte e la cultura si possa far conoscere ancora di più l'essenza del nostro territorio. Terminata l'attività di produzione, i quattro artisti esporranno le proprie opere in una mostra collettiva all'interno delle ex casermette di Monopoli dal 15 ottobre all'11 dicembre. È un abbinamento in realtà tra arte e impresa, un connubio perfetto che vede in realtà artigiani e mestieri desueti della regione Puglia lavorare con artisti d'arte contemporanea di calibro, insomma, internazionale per creare nuovi scenari, insomma, nel mondo del lavoro e soprattutto per raccontare che il mondo dell'artigianato non è un mondo morto, è un mondo molto vivo e che in realtà potrebbe avere importanti evoluzioni sul profilo dello sviluppo economico.